Ho incontrato Emanuele Di Porto al ghetto ebraico di Roma. Il 16 ottobre 1943 Emanuele aveva 12 anni. Questa è la sua testimonianza di quella tragica vicenda e di quel terribile periodo. Fortuna che si trovava proprio nel punto dove è successo. Quindi è successo. Grazie, gentilissimo. Io sono nato a quella casa e ancora vivo in quella casa. Aspetti che la riprendo, quella casa. La penultima. Allora io sono nato a quella casa e all'epoca eravamo tre famiglie, erano tre sorelle di mia madre. Ognuno aveva la sua famiglia. Noi eravamo sei figli e dormivamo tutti e otto dentro la camera. Quell'altra sorella di mia madre, che aveva cinque figli, dormivano tutti dentro Certo, erano gli anni della guerra. la camera. Io sono nato nel 31, io ho fatto 90 anni ieri. Auguri, Grazie. veramente. Mazal tov. Mazzata, ma lei è ebrea? No, però conosco Vabbè, la diciamo, cultura ebraica. secondo me siamo tutti Siamo tu, uguali, beh. non faccio differenza. Insomma, Ho un comunque, cognato che è di religione ebraica, è ebreo. a me i cattolici mi hanno aiutato, mi hanno salvato la vita. Siamo tutti fratelli, quando non siamo nemici. Quando non siamo Vabbè. bestie, non quando non siamo nemici. Quando non siamo bestie siamo La tutti fratelli. origine della bestia è l'invidia, la gelosia. La gelosia parte dall'ignoranza e poi l'ignoranza diventa cattiveria. E quasi tutti sono così, purtroppo. Io non ci sono geloso da nessuno, non sono geloso da nessuno. Però. Però ancora qua a raccontare la sua storia. Allora racconto la mia storia. Allora, mio padre era un venditore ambulante. Parlo del 16 ottobre 40 e lavorava alla stazione Termini, vendeva i suoi souvenir, però si alzava alle 3 di notte perché arrivavano i soldati tedeschi dal fronte con i reni, le tradotte arrivavano la notte, quindi si alzavano a vendere i souvenir a questi soldati. Alle 5 e ci ha lasciato tutti a letto. Dormivamo tutti e otto dentro la camera. Alle 5 mia madre si affaccia e vede i tedeschi che stavano trasformando gli ebrei. Ma pensava che prendessero solo gli uomini. Allora ha detto a noi figli: aspettate, ma qua io vado a avvertire mio padre che non venisse giù perché si stanno trasformando gli uomini. E così ha fatto, è andato là, guarda, non veni giù, eh. Mo' c'aveva un'altra sorella, mia madre, che abitava a un quartiere testaccio. A testaccio, come no, certo. Allora, mio padre gli ha dato l'appuntamento là. Va, prendi i tuoi figli, si vede a testaccio. Mo' io stavo in finestra, avevo ritornato là. È successo proprio là. Quindi, questa è la vita Un tedesco prende sua mamma e la porta sul sul camion. camion. Io mi metto istintivamente nel mio testo da Lei quanti mamma, anni aveva? avevo 12 anni, 12. ce n'ho 90 adesso. Sono sceso, mi sono messo cura, la piazza c'era il cambio, e ho visto mia madre sul cambio, e lei mi faceva fino ad andare, io non volevo andare, e poi c'era il tedesco, mi ha visto. E mi ha portato sul cambio pure a me. Mia madre sul cambio mi rimproverava, stavo dentro, andato. Queste sono le ultime parole che ho sentito da me. Però io non so come ho fatto, mi ha fatto scendere dal cambio. Io come ha fatto non lo so. Io ho tirato lungo questa via qua, qua e ho girato e sono arrivato a Piazza Monte Savello, non so se siete bravi lì. Sì, come no, certo, lo conosciamo benissimo. All'epoca lì c'erano i migranti. Ah, come no, certo, perché c'era un capolinea. C'era proprio il capolino, Sì. c'era la circolare, la chiamata Sì, circolare. certo. Sono salito sul frango e all'inizio, appena entrato, c'era il vietato, prima Sì, alla c'era il prima vietato, porta. certo. Io ho detto: guarda, sono ebreo, mi stanno cercando i tedeschi, a sto vietato. Questo mi ha detto: dice, mettete qua vicino a me. Ora erano le 6 del mattino. Mi metto là, verso le 11, questo si era portato a merenda.
metà mezza acidiola, all'epoca era chiamata acidiola, Acidiola, certo, lo sfilatino. Lo sfilatino, certo. metà mezza acidiola, mi ricordo pure che era la frittata dentro. Si fanno le due del pomeriggio. Smonta questo e monta questo. Però prima di andarsene, questo gli dice: sta attento a questa piccina, guardalo. Questa ha fatto la stessa cosa, ma non veniva pure più. È andata a finire, sono stato per 2 giorni sopra la strada. Ho dormito per 2 notti dentro la strada. E tutti hanno fatto la stessa cosa, la sera mi davano da mangiare. E il terzo giorno è salito uno che abbiamo fatto più. Lo conoscevo. Dice: ma guarda che tu guardi, se vedi che ti hanno portato via con tua madre. Guarda che tu guardi, sta in Borgo Pio. Io c'avevo un cugino mio che abitava a Borgo Pio. Ridosso del Vaticano. Sono sceso da sta circolare, ho preso un altro tram e sono andato a Borgo Pio. E ci ho trovato mio padre, mio fratello, mio sorello. Io ero il terzo dei figli. Mio padre appena mi ha visto, si è messo a piangere, queste cose qua. E siamo stati 2 giorni lì, da suo cugino mio. E il terzo giorno siamo ritornati qua, al Ghetto, proprio qua. Muoio i tedeschi, sopra il misuro, quel 16 ottobre. Certo, come e no. adesso c'erano i fascisti. I fascisti prendevano i soldi e si Certo. facevano prendere gli ebrei. Certo. Comunque io, senza rendermi conto, sono stato per 8 mesi fino a che sono entrati gli alleati, sempre qui al ghetto, Sì. vedevi i fascisti andare e venire senza rendermi conto del pericolo. Però mio padre era depresso, stava sempre a piangere. Era un uomo forte, però Certo, però lo shock che aveva subito, certo. di mia madre, eccetera. Certo, chiaro. Comunque, io ero il terzo figlio. Ero diventato il capo famiglia perché c'avevo un fratello più grande di me che stava bene in salute. La più grande era la femmina, c'era fatto la madre. Io andavo a lavorare, andavo a venire ai tedeschi, ai soldati tedeschi. Io venivo i portafogli, i pezzi, questa roba qua. A volte mi davano i soldi e a volte facevamo a cambio, mi davano ciao, mi davano i pagnotti di pane, le scatole di carne in conserva, queste cose, era chiamata così la carne in Certo, conserva. la carne in barattolo, il latte. Insomma, grazie a Dio, portavo a casa da mangiare E che e soldi? i soldi. Poi c'è un episodio che è un po' curioso. Allora, una volta a un soldato tedesco gli vendo un portafoglio, un pettine e un po' di elastico per 50 lire. All'epoca era una cifra. Non so, 50 lire. Questo invece di darmi 50 lire, mi dà 500 lire. 500 lire. Ma non si era sbagliato, gliele dà a posto o si è No, si sbagliato? era proprio sbagliato. Ah, ecco. Io che ho fatto? Sono venuto a casa qua e sono stato una settimana a casa per paura di incontrare Incontrarlo. Perché lui. avrebbe chiesto il resto. Certo. In due parole, dopo una settimana arrivato a lavorare, il primo che mi capita davanti, proprio questo. Mi fa così, una paura ormai. Questo non si era accorto di niente, mi ha portato dentro un bar e mi ha comprato una cioccolata. Perfetto, questa è una storia bella, eh? Beh, finire una storia triste come questa, anzi drammatica, con un episodio non dico bello, perché comunque siamo sempre Vabbè, all'interno del dramma, ma un po' più leggero. guarda che poi è venuto il resto, è venuto il resto. Dovrei scrivere tra libri tutti quelli che hanno vissuto quel periodo, è stata una battaglia. Poi c'è stata, quando sono stati gli alleati, nel 44, giugno del 44, ci hanno liberato, però c'è stato un po' di benessere là per là. Poi è ritornata la miseria. Certo, perché il dopoguerra è stato proprio duro. La miseria, Sì. eravamo 3 famiglie, poi non c'avevamo neanche da mangiare. Se c'aveva uno, non c'aveva l'altro. Un dramma.
Perché poi mancava il lavoro, mancava. Vi parlo 46, 47, 48, 49. Sì, fino alla metà degli anni 50 è stato terribile. No, si è ripreso qualche cosetta nel 50, che era l'anno santo. Ah, l'anno santo, certo, nel 50, qualche, ma è durato poco. Poi è venuta un'altra volta la miseria. Poi, piano piano, è venuto pure il benessere. Certo, c'è stato il boom. Io facevo il mestiere di venire qua. Era un venditore ambulante. Cioè, quelli che chiamano gli urtisti. Urtisti, Certo, gli urtisti. Ero pure un bravo venditore. Mi ero imparato a parlare inglese e giapponese. Fondamentale. Andavo appresso a cose grosse, Certo. e venuto dopo il benessere. Dico la verità, dico il pro e il contro. Eccomi qua. C'ho 90 anni adesso. Auguri. È una bella storia. E grazie per Grazie questo, ancora. per questa testimonianza. Ma queste sono quelle cose che poi ti rientrano, no? Il senso della giornata. Oggi siamo stati benissimo. Con lei ci siamo ricordati, noi siamo colleghi. Lei è tornata a Roma, io sono tornato pochi giorni a Roma e siamo sentiti, siamo rincontrati. Poi abbiamo detto, abbiamo preso un caffè, abbiamo preso una cosa. Vabbè, ma andiamo a fare un giro al ghetto. Abbiamo notato, lei praticamente ci ha riempito la giornata, ma anche la vita, perché poi comunque io ho letto questo libro di De Benedetti, appunto 16 ottobre, c'è un libro che ha scritto De Benedetti su. Lo sai che questa mattina, io non me l'aspettavo, mi hanno fatto una targa Ah. su Dove? di me. Sì. Se l'ho a casa, Nel se me sogno? la portavo. Vabbè. Ho raccontato questa storia, ma non ci ha dato mai importanza a nessuno. No, invece è una storia No, fortissima. no. C'è la storia della speranza. No, però io questa sua storia, onor del vero, come le ho detto prima, io l'avevo vista un'intervista su di lei. Se non sbaglio, era sorgente di vita. Ovviamente poi un conto è sentirla per televisione, un conto è sentirla raccontata da lei e Certo, sicuramente questa è un una storia. conto è averla purtroppo vissuta sulle Questa è la proprie storia. spalle. Perché sono in vita. Ecco perché la racconta uno che l'ha vissuta. Esatto, ma questa è anche l'importanza di mantenere la memoria, La la memoria. testimonianza. Cioè Io adesso non sono la televisione, il No, mio ma piccolo continua a diffonderla, sì, però ma dobbiamo farlo tutti. guardi, io dico una cosa. Chi ha vissuto quel 16 ottobre famoso? Ormai sono rimasti in pochi, purtroppo, a Ognuno raccontare. di noi aveva la sua storia da raccontare di quel giorno. Certo. Chi si è rifugiato dentro le chiese, chi è scappato una volta. Io avevo la mia storia. Io ho raccontato la mia storia per 75 anni. Non ci ha dato mai importanza a nessuno. Poi, 4 anni fa, mi ha intervistato uno e ne altri 3-4 come me. E io ho raccontato la mia storia. È venuta fuori questa storia che ha fatto lui. Certo, beh, ma sì, perché poi è forse, diciamo, è proprio una storia che dice, che ci fa credere che esiste comunque una via d'uscita, cioè il pensare bene, no? Il credere in delle determinate cose, che comunque esiste. No, diciamo che è una storia che ci fa pensare che il male c'è, esiste, ma grazie al cielo esiste anche il Quasi, bene. ma diciamo che il bene può essere Però superiore, può vincere. io, Nel io, caso so, io sono dell'idea che aiuta deve più aiuto. Esatto. Adesso non glielo dico in particolare, che è successo all'epoca, anche questo è un pezzo di storia. Allora c'era un luogo dopo il 16 ottobre, Sì. come ripeto, che erano questi fascisti avanti Certo, dietro come no. qua dietro. C'è stato un locale qua dietro, a via Sant'Angelo, in pescheria qua Ah, come no, dietro. certo, sì, quello di Rogigetto praticamente. Era un ristorante, si Sì, chiamava Il Fantino, era un locale frequentato da noi ebrei. I fascisti fecero la redata, la detta per noi. Io parlo di febbraio del 44, febbraio 44, nella quale c'era questo mio zio che abitava con me, era il marito della sorella di mia madre. Mi arrestarono pure qui. Io feci di fascisti, dove abiti? Via della Reginella, 26. Allora andiamo a casa. No, stavamo tutti a casa,
ma c'erano tutti i ragazzini. Si presenta questo bifocisti. Noi ragazzini ci stanno escondendo sotto al letto. Che se vuole, scusa. Entrano in camera mia, che è la prima camera qua, la prima finestra. Un amo ragazzi uscire fuori, uscivo tutti di fuori dal letto, da sotto al letto. Questo appena si gira mio marito sotto al letto. È andato a finire, sono stato una mezz'oretta sotto al letto. Mia sorella lo sapeva che io stavo sotto al letto. E mi dirò, due delle loro sotto al letto. Mi fece, dice, caso mai ti impegni. Ho seguito sta sotto al letto. Passando una mezz'oretta sono uscito da fuori, sentivo un silenzio incredibile. Sono uscito da fuori, si erano portati via tutti. A 12 anni sono rimasto solo, solo, mi sono salvato solo. Non è tornato più nessuno. Eh? Non è tornato più nessuno. Dopo 5-6 ore, che quasi quasi mi ero rassegnato, che ero rimasto solo, sono ritornato a casa. Meno che mio zio, quello che l'hanno portato a Auschwitz, sì. È morto solo. I bambini invece sono, cioè sua sorella era una ragazzina, è tornata indietro. Sono tutti ritornati indietro, si vede che si erano pentiti, no? Gli hanno detto, si fascisti, andare a casa più a vita a pochi. Sì. Una scusa perché era l'inverno, era febbraio. Febbraio, certo. So, io 5-6 ore, ero rimasto solo a 12 anni. Però mi ero salvato solo io. L'istinto ci ho sempre avuto proprio. La ringrazio molto per questa testimonianza, grazie. Veramente. Grazie per, mille. Per questa storia che comunque. Io adesso la racconteremo in modo. Beva cascià.